Buongiorno spettatori di Le Fonti TV e benvenuti a un nuovo appuntamento con i nostri Le Fonti Awards, eventi dove celebriamo le eccellenze italiane. Tra i finalisti che si sono distinti nell'ambito dell'innovazione e della leadership, oggi andremo a conoscere una realtà particolarmente interessante, ma andiamo alla premiazione. Macrocategoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è Eccellenza dell'anno innovazione and leadership sicurezza sul lavoro. E il premio va a Siquam. E allora andiamo a leggere la motivazione. Per la grande competenza e preparazione nell'erogare servizi inerenti alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, la sicurezza igienica dei prodotti alimentari, con uno sguardo sempre attento all'ambiente, per valorizzare la formazione, punto di partenza imprescindibile per lo sviluppo di una cultura in materia e per il focus costante sul cliente. E allora noi abbiamo proprio in collegamento l'ingegnere Paolo Giolitti, socio amministratore di Siquam, a cui do il benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie mille. Buongiorno, ingegner Giolitti. Beh, insomma, innanzitutto ecco, io partirei proprio da un suo commento alla vittoria, un premio davvero prestigioso. Ma è sicuramente una bellissima conferma, è il terzo anno che in qualche modo otteniamo un premio di questo tipo e sono stati tre, è un premio all'attività di questi 3 anni che sono stati veramente molto difficili perché il primo anno abbiamo avuto il premio all'uscita dal lockdown l'anno scorso, praticamente ancora in un anno caratterizzato dal Covid, e quest'anno ci sono tutta una serie di altre emergenze, per cui ormai si vive in un clima emergenziale perenne e diventa difficile riuscire a continuare a essere sempre a erogare servizi allo stesso livello che è quello che noi vogliamo fare. E per cui ottenere questo premio è una conferma della strada che stiamo intraprendendo nella speranza di riuscire a trasmettere quella passione alle giovani leve, perché oggi la difficoltà più grande è trovare personale, quindi devo sicuramente ringraziare tutti quelli che sono i nostri collaboratori che hanno creduto in questo progetto e ci credono ogni giorno. Proprio con l'impegno futuro sarà quello di riuscire a trasmettere questa cosa a chi verrà a lavorare con noi, nella speranza che possa continuare con nuove energie a garantire quello che noi stiamo cercando di fare. Ecco, ingegner Giolitti, quindi insomma sottolineiamo proprio il fatto che nonostante le difficoltà Siquam in realtà sia riuscita comunque a confermarsi in un periodo particolarmente complesso, caratterizzato naturalmente oltre che dalla crisi pandemica anche dalla crisi economica. Una realtà che si afferma come leader nel campo della sicurezza sul lavoro e proprio ecco in termini di prevenzione di sicurezza in realtà molto è stato fatto negli ultimi anni, come confermano del resto anche i dati INAIL. E esattamente tra il 2010 e il 2020 sono stati investiti quasi 5 miliardi a sostegno delle imprese che hanno certificato un intervento di prevenzione. Però, ecco, nonostante appunto questo impegno, il numero dei morti e il numero degli infortuni sul lavoro, che è in costante crescita, ci dice in realtà che ancora l'obiettivo non è stato raggiunto. E quindi io le chiedo innanzitutto, perché è così difficile far passare alle aziende il concetto che, in realtà la sicurezza non è un costo, ma è un investimento? Ma guardi, devo dire che questo tipo di affermazione, che sicuramente si sente ripetuto molte volte, forse è figlio anche di un'interpretazione un po' distorta che viene data a livello comunicativo all'argomento, perché si va spesso a incentivare quelle che sono delle situazioni, il caso Thyssen o la lavoratrice di Prato, che sono veramente un po' estreme in certi casi. Noi abbiamo la fortuna di lavorare su un territorio nord-ovest cuneese fatto di imprese molto sane, solide, familiari, dove l'imprenditore quasi sempre è operativo in mezzo agli operai, in mezzo ai lavoratori tutti i giorni. L'esempio è recentemente mancato Merlo dell'omonima azienda dei sollevatori telescopici, che ultra ottantenne era ancora in azienda. Quindi devo dire che ho visto in questi anni una forte spinta all'investimento, non solo l'INAIL, perché l'INAIL eroga dei contributi nei vari bandi, ma l'Industria 4.0 ha portato una grandissima spinta, un ammodernamento importante a impianti, macchinari, e
linee produttive. Il problema forse è legato al fatto che gran parte degli infortuni nella nostra zona, recenti statistiche parlano dell'88%, deriva da comportamenti. E quindi sicuramente la sfida è la cultura della sicurezza. È evidente che magari imprenditori che sono partiti da un garage, hanno costruito delle fortune, faticano ad avere quella percezione della cultura della sicurezza che richiede la normativa attuale. Però il passaggio generazionale verso i figli, devo dire, che sta portando una sensibilità decisamente più alta. Poi ripeto, io parlo da un osservatorio che è legato a una provincia molto manifatturiera, con una spiccata vocazione imprenditoriale, quindi non è detto che questo sia, diciamo, traslabile a tutta Italia. Nella nostra situazione, devo dire che questa è la percezione che negli anni abbiamo avuto. Oggi la sensibilità è decisamente più alta, la sicurezza non viene più vista esclusivamente come un costo. Poi ci sono sempre dei piccoli orpelli quando si parla di sicurezza che è difficile far capire al cliente, ma la sostanza che essere in azienda tutti i giorni a verificare come si lavora, questa è stata perfettamente recepita. Ecco, quindi un problema anche culturale, sicuramente insomma una cultura che va diffusa e qui naturalmente entra in gioco proprio Siquam, entra in gioco il vostro lavoro. Voi ecco, quali soluzioni offrite per diffondere appunto questa nuova cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro? Ma allora, è evidente che noi, come tanti, offriamo quelli che sono i servizi per gestire a 360 gradi una tematica così complessa. Quello che cerchiamo di fare in maniera un po' diversa è l'approccio a questa tematica, nel senso che non l'ho inventato io, chi ha fondato la Siquam più di 20 anni fa, il dottor Nervo arrivava da 20 anni di alta dirigenza in aziende molto importanti del territorio e si era reso conto che l'attività consulenziale che riceveva non era in linea con quelle che erano le aspettative e quindi ha deciso di fare il consulente, dando proprio questa vocazione, questa esasperazione nella vocazione di concretezza e di culto dell'impresa. Noi siamo entrati, subentrati a lui, abbiamo cercato di mantenere questo approccio, quindi alla fine i servizi vengono erogati cercando di tradurli in situazioni concrete in modo che possano essere applicati, perché molto spesso si fanno dei bei libri di intento, i documenti sono dei bei libri di intento, ma poi traslandoli, trasferendoli all'operatività di tutti i giorni sono difficili da far applicare, anche da far comprendere all'imprenditore stesso, ai lavoratori che molto spesso sono restii a cambiare quelle che sono delle loro abitudini. Questa è sicuramente la sfida da mettere in campo. E quindi insomma c'è proprio questa problematica del passaggio poi dalla teoria alla pratica, perché come ha sottolineato, in realtà certo i corsi anche sulla sicurezza sul lavoro vengono naturalmente seguiti dai dirigenti, dai dipendenti, però poi ecco ci sono dei comportamenti scorretti che vengono applicati e da lì nascono proprio anche gli infortuni. Ecco, che cosa si può fare naturalmente oltre all'applicazione della legge per far sì che questa percentuale di rischio si riduca? Diciamo che nel corso degli anni, gli ultimi anni sono stati assolutamente un esempio, negli ultimi decina d'anni c'è stata un'esasperazione degli obblighi normativi legati alla formazione. Oggi veramente le aziende hanno tanti corsi da dover far fare agli operatori e questo ha accresciuto fortemente la cultura della sicurezza anche soprattutto da parte dei lavoratori. La difficoltà vera è poi tradurla in operatività sul campo, perché il mondo del lavoro è cambiato, gli anziani, tra virgolette, sono andati in pensione, spesso le aziende faticano in questo momento a trovare, dei sostituti e quindi si perdono delle competenze. Io quando ho cominciato questo lavoro 20 anni fa, andavi su una linea produttiva, chiedevi a chi ci lavorava e conosceva i dettagli della linea. Oggi è molto più difficile, quindi è possibile che ci siano persone che hanno perfettamente a conoscenza di quelli che sono i rischi, ma magari non conoscono in maniera puntuale quella che è la loro operatività, come si conduce in maniera sicura quel tipo di linea produttiva. Un po' proprio dettato da questo aspetto della difficoltà nel passaggio di informazioni, di competenze, anche dal tipo di lavoro che tocca ognuno di noi, cioè la fretta, il fatto che gli ordini arrivano tutto urgente. E quindi diventa più difficile riuscire a investire su quelle che possono essere queste competenze, cioè proprio l'addestramento delle persone. Basti pensare al boom che c'è stato nell'ambito dell'edilizia, è chiaro che gli infortuni aumentano, però devo dire che le statistiche, se vengono interpretate, se vengono valutate sulla base del numero di lavoratori, sulla base del numero di ore lavorate,
ci danno evidenza che ormai abbiamo un plateau abbastanza stabile negli ultimi anni, lasciamo stare gli anni del Covid un po' anomali, su cui probabilmente le misure che vengono messe in atto dalla norma oggi, che sono misure coercitive, quindi si tende ad andare un po' dietro all'opinione pubblica di fronte ai grandi eventi di morti sul lavoro, inasprendo quelle che sono le sanzioni, forse andrebbe cambiato un po' il paradigma e valorizzato di più l'aspetto premiale, cioè non solo sanzionare chi sbaglia, ma anche cominciare a premiare chi fa bene, sia all'interno delle aziende, quindi premiare i lavoratori che rispettano le regole, sia tra le aziende a livello statale, cioè premiare veramente quelle che rispettano le regole, perché il mantra che spesso mi sento ripetere è che uno cerca di far tutto bene, poi comunque qualcosa sbaglia e la sanzione la prendi, mentre in giro c'è gente, a livello non solo extraeuropeo, non solo europeo, ma anche nazionale in altri ambiti, che magari queste regole non le rispettano e vanno un pochino a drogare in senso negativo il mercato. Chiarissimo. Ecco, lei ha citato proprio il Covid, il periodo del Covid-19, della pandemia, che ha rappresentato naturalmente un grande banco di prova anche proprio in termini di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Ecco, voi questa emergenza come l'avete affrontata? Devo dire che parlando di Covid tocca un argomento su cui sono molto sensibile perché gioco forza, dopo la prima ordinanza del presidente Cirio, presidente della Regione Piemonte, a fine febbraio del 2020, avendo alcune aziende che erano immediatamente toccate da questa ordinanza, siamo entrati subito sull'argomento. E per cercare di evitare di essere subissati da telefonate tutte uguali ogni giorno, abbiamo deciso di fare una serie di newsletter che nel primo periodo sono state fatte a qualsiasi ora, veramente del giorno e della notte, per cercare di dare strumenti immediatamente operativi alle aziende. I nostri clienti lo sanno perfettamente che li abbiamo stalkerizzati in questi 2 anni, abbiamo mandato circa 250 informative per tradurre proprio quelle che erano le difficoltà del momento. Tutti partivamo da zero, le competenze in quell'ambito erano certamente azzerate, tutti partivano, quindi bisognava studiare, essere all'altezza, essere preparati. Per cui è stato un banco di prova decisamente impegnativo, anche fisicamente, ma dall'altra ha creato degli strumenti di legame, di comunicazione con l'azienda, delle abitudini a questo tipo di comunicazione. La sfida forse futura sarà traslare, visto che il Covid ormai la percezione è sicuramente di qualcosa che è in uscita, che non è più così centrale nelle problematiche che vivono le imprese. Riuscire a traslare quello su quelle che sono le altre tematiche più tradizionali della sicurezza, dell'ambiente che noi gestiamo tutti i giorni. Ecco, Ingegner Giolitti ha parlato di sfide future. Quando si parla di futuro, naturalmente non si può prescindere da una parola, da un termine, quello della digitalizzazione. Ecco, le chiedo se la digitalizzazione, la rivoluzione digitale ha impattato anche sul vostro settore e come. Allora, sicuramente, come dicevo prima, gli incentivi Industria 4.0 hanno portato una spinta incredibile alla messa a norma e al miglioramento in molti casi di impianti, di linee produttive, di macchinari. Le tecnologie nuove ovviamente consentono una gestione, una sicurezza aumentata, un automatismo, consentono veramente di andare a migliorare degli aspetti, che fino a poco tempo fa erano impensabili. Tutta una serie di controlli che possono essere fatti da remoto, possono essere fatti con dei dispositivi che consentono di avvicinarsi maggiormente a organi pericolosi, di controllare, ma rimanendo in sicurezza. Quindi questi aspetti sono fondamentali. Basti pensare, mi è capitato qualche giorno fa, su alcuni muletti di nuova generazione su cui sono stati trasferiti degli aspetti che sono consolidati ormai nell'automobile, quindi il muletto che frena quando vede un ostacolo. Per cui le possibilità sono veramente infinite da questo punto di vista. L'altro aspetto è quello che stiamo facendo in questo momento, cioè i collegamenti da remoto. Questi 2 anni hanno sdoganato, per esempio, la formazione. Per noi del settore è stato un grosso vantaggio perché possiamo accedere a corsi in tutta Italia andando a scegliere corsi qualificati, senza dover perdere tempi, risorse economiche e quant'altro per arrivare in questi posti dove vengono erogati. E anche per le aziende, perché chiaramente questo accrescimento culturale è fruibile anche dall'azienda, dal personale interno che si occupa delle nostre tematiche e verso i lavoratori, perché oggi molti corsi possono essere erogati in videoconferenza sincrona e quindi è più agevole per le piccole imprese, soprattutto che avevano sempre difficoltà ad accorpare le classi, a mandare il personale fuori dall'azienda a far corsi.
poter fare formazione. Parlavamo di cultura e questo è sicuramente un aspetto centrale. Eh sì, un aspetto centrale, tanto che appunto l'abbiamo sottolineato anche nella motivazione del premio, proprio la valorizzazione della formazione che diventa imprescindibile nel campo della sicurezza. Ingegner Giolitti, io le faccio ancora naturalmente tanti complimenti per questo riconoscimento e ci sarete, vero, anche l'anno prossimo ai nostri Elefonti Awards. Volentieri, noi siamo sempre qua, speriamo di fare il meglio e quindi di esserci. Anche perché insomma ormai incominciano ad essere tanti premi consecutivi, dobbiamo arrivare alla cifra tonda, quindi sarà un piacere ospitarvi. Grazie ancora all'ingegner Giolitti. Grazie a voi, grazie a lei dell'intervista. Grazie. Bene, allora si conclude qui questa nostra puntata dei nostri Le Fonti Awards, ma non si concludono naturalmente le premiazioni che continuano e negli studi di Le Fonti TV e soprattutto anche in Borsa Palazzo Mezzanotte, quindi mi raccomando, io vi rimando ai prossimi appuntamenti delle nostre premiazioni.